Vogliamo qui questa assemblea diocesana possa pregare per questi fratelli affinché il Signore li possa accompagnare in questo quadriennio, che è un quadriennio importante perché, non so se sapete le novità dello statuto, ma a livello regionale è rimasto solo il coordinatore regionale, che tra un po' tra l'altro ci raggiungerà il nostro caro Franco della nostra diocesi. Quindi io vi chiederei di alzarvi in piedi, chiederei a Rosario, a Bob, c'era pure Bob prima qua, l'ho perso. Ha squagliato un po'. Se ce lo ritrovate ce lo fate. Vi chiedo quindi di mettervi in piedi e di imporre le mani su questi tre fratelli. Il tuo insegnamento è sì perseverante. Così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Abbiamo il video che ci invia il Comitato Nazionale e che ci parlerà delle attività, di quanto abbiamo vissuto come rinnovamento in quest'ultimo anno. Quindi a voi la proiezione. Dell'approvazione del nostro statuto e quel giorno eravamo con San Giovanni Paolo II. Quest'anno abbiamo fatto slittare la data per due grandi ragioni. La prima, i rinnovi dei nostri organi pastorali. Si è rinnovato il Comitato Nazionale di Servizio, si sono rinnovati i coordinatori regionali, è tempo di gioia che viene dalla risurrezione, dalla vita nuova. Pentecoste è festa della Chiesa, di una Chiesa viva, di una Chiesa carismatica. Pentecoste è festa missionaria che indica nuovi esiti, nuovi impulsi, nuovi avvii. E pertanto questo è il mio augurio per ciascuno di voi a nome del Comitato Nazionale di Servizio e rimaniamo uniti nella preghiera e in un grande abbraccio. Però è giusto che io vi rivolgo un saluto e vi ringrazio per l'accoglienza. Sono a casa, quindi così vi sento, in una famiglia. Ed è bello vedere tutti questi fratelli e sorelle che insieme, non mi sono preparato un discorso ufficiale, però alla fine di quello che... Qualcuno di voi mi conosce, per chi non mi conosce mi chiamo Rosetta, vengo da Francavilla, dove vivo. Per raccontarvi la mia storia, torno indietro di 60 anni. Avevo 18 anni quando mio padre ebbe un incidente meraviglioso. Il mio corpo e nella mia anima, tornai a casa guarita dall'amore di Dio, lasciai il gusto definitivamente. Ringraziamo il Signore per avermi tolto le tenebre portando la sua luce, per avermi dato la salute, la speranza e la forza. Il Signore ha risanato. Adesso è una vestizione, questa vestizione è carismatica e ognuno deve poter chiedere un dono, un carisma particolare per servire quel bisogno particolare che lo Spirito ci mette nel cuore. È chiaro il concetto? Se c'è un bisogno in un paese, chiediamo carisma. Noi viviamo, e quello che ci scoraggia le nostre preghiere, siamo tante volte scontenti. Perché? Noi viviamo sempre in attesa di qualcosa. Ognuno di noi aspetta ancora qualcosa. Nel credo invece che ci diciamo, e vi invito a riflettere, confesso un solo battesimo per la remissione dei peccati. E le portiamo, le offriamo, perché diventa il corpo di Gesù, quella parte lesa del corpo di Gesù ferito, che comunque risorgerà
e porterà grazia a noi. Signore, vedeva pure alcuni di noi che sono imbrogliati, c'è qualcuno che vive proprio una lotta interiore molto forte, mai più indietro. Il Signore sta guarendo ancora, continuiamo questo momento, soprattutto dall'ansia, degli stati d'ansia che non ci permettono. Però, se c'è entrata e uscita, dentro di noi il Signore viene e fa quello che vuole in casa sua. Se siamo troppo fissi, se siamo troppo rigidi, addio. Quindi, vedendo il costato di Gesù rotto, chiediamo pure noi che se ci rompiamo o la vita ci fa rompere un pochettino di questo carattere nostro, non ce la prendiamo tanto, ma ringraziamo il Signore, perché diventa un'opportunità di grazia. Alleluia.